Ecco l'ultima delle novità di Romeo. Lo dobbiamo chiamare maestro ormai, artista Romeo dell'arte. Ancora poco, allarghiamo la partecipazione. Proseguiamo con le premiazioni dopo i campioni sociali. Abbiamo un premio speciale per aver partecipato positivamente al prestigio 2008, primo di vista scritto del gruppo di Giuditto e Franco Geremia. Ecco, un premio speciale per lui. Sempre acqua. Allora adesso è il momento un po' blu della serata, perché abbiamo degli ospiti veramente d'eccezione. Mauro Finito, Roberto Longo, professionisti, il primo con la navigare, il secondo con la lampre. Se vengono qua per favore. Sindaco, assessore dello sport, con la postazione microfonica, grazie. Allora, prima di fare le premiazioni approfondiamo anche la loro conoscenza. L'anno scorso abbiamo parlato alcuni minuti con Finito, perché non era, si è limitato da un'altra parte, no? Ha voluto intervenire anche per poco e come al solito chi viene presso la festa del gruppo sportivo dal posto soave, l'anno successivo viene grandi risultati. Vi ricordate quando è arrivato Cunico qua la prima volta? Aveva fatto un poco niente, l'anno dopo ho vinto il Giro d'Italia. L'anno scorso abbiamo intervistato, così per conoscere il passaggio al professionismo, di Finito, e quest'anno si è dimostrato il miglior giovane di tutta l'Italia nel settore ciclistico professionistico. È stato riserva ai mondiali di Varese e credo che un risultato così
forse non so se la mania che ero, cosa dici di te? Ma intanto ringrazio tutto questo invito e anche parlare con voi, visto che non sono stato fortunato con la rete. Sicuramente sì, è stata una stagione molto positiva per me, ricca di grande sensazione, spero l'anno prossimo di riconfermarmi, magari di tenere i capi di l'anno prossimo a festeggiare qualche vittoria. Allora, allo scuso di dire al mondo dilettantistico, come ti eri messo in luce, non hai vinto tanto, però quando vinci hai vinto sempre il segno a gare molto molto importanti. Ti aspettavi la differenza che hai trovato? Hai fatto fatica o ti sei diventato subito come neoprofessionista? Ma subito direi di no, sicuramente con il fatica l'ho fatta, perché il chilometraggio è maggiore, gli avversari sono maggiori. Non è stato semplice, comunque sono riuscito in aggiungere qualche mese a prendere ritmo giusto da ambientarmi abbastanza. E il tuo rapporto con il gruppo Navigare, con il direttore sportivo, naturalmente penso sia stato ottimo per essere riuscito a fare questo. Sì, sicuramente l'ambiente, essendo una squadra abbastanza piccola, diciamo, con tutti i ragazzi giovani, ho avuto la possibilità di fare la mia corsa, quindi no. Sono riuscito ad esprimermi quando nel periodo che ero più in condizione, sono riuscito a fare una gara, a ottenere questi risultati che magari da un'altra parte avrei fatto molto più fatica ad ottenere. Bravo, finito. Lo lasciamo con le premiazioni da parte del sindaco, penso. E grosso applauso. E naturalmente sapete che quando vengono fuori dalla festa mensuale l'anno successivo sarà tentato un successo, già lo ha avuto, il prossimo sarà ancora meglio. Abbiamo anche alla prima esperienza nel settore professionistico Roberto Longo, anche lui professionista con la squadra di prestigio, naturalmente se nella Navigare fosse finito per qualche spazio, nella Lampre era un po' incatenato, no? Anche perché avendo un compagno come Cunego, come Ballà e compagni, è difficile, cosa dici? Ma intanto dico buonasera a tutti, ringrazio ancora Romeo e tutto il gruppo del posto per l'invito che costantemente mi ha offerto. Cosa voglio dire? Rubo poche parole perché penso che considerate i protagonisti non siamo noi ma siete voi, quindi voglio dire grazie a voi e voglio dire continuate così perché il ciclismo non è solo professionismo ma è anche a livello amatoriale e grazie a voi che sostenete questo sport perché a livello professionistico credo sia difficile per alcune aziende portare avanti le loro attività mentre in questo settore trovano ampio spazio e quindi grazie a voi. Bene, bravo Luca perché hai fatto che ti sei espresso molto positivamente e hai dimostrato di essere un buon professionista di microfono, spero che lo sei anche in bicicletta. Il riconoscimento del gruppo sportivo del posto da parte del settore dello sport. Ecco, un altro applauso e il gruppo per il 2009.